Eccoci qua ragazzi, andiamo avanti con anche la nostra parte di disegno. Andiamo avanti alle assonometrie cavaliere a 45 gradi. Per ora abbiamo fatto assonometria isometrica, adesso passiamo alla cavaliere a 45 gradi. A pagina 74 del libro di disegno trovate una descrizione dell'assonometria cavaliere a 45 gradi e come si disegnano gli assi. La differenza con l'altra assonometria. In questo caso noi andiamo ad inserire, a creare un angolo di 90 gradi tra l'asse delle X e l'asse delle Z, come potete vedere anche dal disegno, mentre gli altri angoli tra gli altri assi, quindi tra la Z e la Y e tra la Y e la X, sono di 135 gradi. Cosa molto importante, non state attenti a questa unica, diciamo, grande differenza nel riportare le misure, perché nell'assonometria cavaliere a 45 gradi sull'asse delle X e sull'asse delle Z si riporta la misura reale, mentre sull'asse delle Y vado a riportare la misura dimezzata. Cosa vuol dire? Se io devo fare un quadrato di lato 6, come poi andremo a fare, sull'asse delle X devo riportare 6 centimetri, sull'asse delle Y devo riportare 3 centimetri, cioè la metà della misura reale, che è 6 centimetri. Se vado a trovare un'altezza, l'altezza solitamente si trova sull'asse delle Z, in questo caso se il nostro quadrato ha la base diciamo, posizionata tra x e y, l'altezza sull'asse delle Z non va dimezzata, ma rimane quella reale. Quindi solo sull'asse delle Y dimezzo a metà. Ma andiamo a fare A costruire i nostri assi. Andiamo a fare l'esercizio numero 1 a pagina 75, però faremo invece con rettangolo un quadrato perché useremo la misura dell'esercizio numero 6 a pagina 76, che dice che il lato base è 6 centimetri. Intanto prendo la linea orizzontale. Questa linea orizzontale in realtà è già il mio asse delle X. Poi, posizionando una squadra che segue la verticale della squadratura del foglio, vado a creare il mio asse delle Z. Mi raccomando, due squadre, quella sotto che vi aiuta a scorrere per rimanere paralleli. Dopodiché posiziono, vedete, la squadra sotto lungo la linea verticale della squadratura del foglio, prendo la squadra, quella più piccola, mettiamo così, e vado a creare il mio asse delle Y. Ok? Diamo i nomi agli assi, quindi quello orizzontale sarà il nostro asse delle X. Esatto. Poi l'asse delle Y e per finire l'asse Z. A questo punto dobbiamo riportare le misure. La misura che sono 6 cm del nostro quadrato. 6 cm sull'asse delle X, che rimane 6 cm perché metto la misura reale. Sull'asse delle Y invece riporto la misura dimezzata, quindi 3 centimetri. A questo punto, con l'aiuto delle squadre, vado a tracciare il quadrato. Posiziono una squadra lungo l'asse delle Y, l'altra che mi aiuta a scorrere per mantenere il parallelismo, arrivo fino a dove sull'asse delle X avevo tracciato 6 centimetri e traccio una linea. Faccio la stessa cosa per l'altro punto. Mi posiziono lungo l'asse delle X, l'altra squadra che mi aiuta per scorrere e mantenere il parallelismo, arrivo dove ho trovato il punto di 3 cm sull'asse delle Y e vado a tracciare una linea. Ho trovato già la mia figura in assonometria cavaliera a 45 gradi. Ripassate semplicemente i quattro lati. Per casa vi chiedo di fare quindi l'esercizio numero 6 a pagina 76. Rifate esattamente il procedimento fatto fino adesso, aggiungete solo l'altezza che, essendo sull'asse delle Z, non deve essere, mi raccomando, dimezzata, ma deve rimanere reale, quindi 9 centimetri. Comunque sul libro trovate anche una spiegazione. Ecco finito il disegno. E quindi nella parte libera del foglio, l'esercizio numero 6 a pagina 76. Per la consegna, sempre utilizzate il registro elettronico, didattica, compiti, tasto
tavola 4, perché in questo caso sarà la vostra tavola numero 4. Buon lavoro!